Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Allora, minuti di recupero tra Inter e Juve. La Juventus sta prevalendo per 2-1. Dico subito che è stata una bellissima partita. Adesso l'Inter sta provando con le ultime energie che gli rimangono per venire al pareggio. È stata una gara molto bella, molto combattuta, ritmi molto alti, tutte e due squadre molto aggressive. Adesso c'è un tentativo dell'Inter che esce a fondo campo, che secondo me la partita è stata decisa dai cambi che Sarri sicuramente ha sfruttato meglio. Tant'è vero che il gol fino a questo momento che sta dando la vittoria alla Juve è venuto da Gonzalo Higuaín, messo in campo da Sarri, diciamo l'ultima mezz'ora, fuori Dybala. A un certo punto ha preferito, visto che la Juve stava soffrendo un po' a centrocampo, inserire Emre Can, che secondo me è stato un altro cambio azzeccato. E ragazzi, nel secondo gol della Juve, il gol del 2-1 di Higuain, ho rivisto le squadre di Sarri. Tanto è vero che il telecronista, io in diretta non ero riuscito a contare tutti i passaggi che la Juve aveva fatto fino ad arrivare al gol di Higuain, ha poi confermato che addirittura i passaggi consecutivi della Juventus prima del gol di Guay sono stati 24. E questo è il classico gioco di Sarri. Con questa vittoria, se dovesse essere confermato il risultato, la Juventus balzerebbe a comando della classifica e bisognerà poi vedere quale impatto psicologico fallo adesso per la Juve. Dicevo, bisognerà vedere nel proseguo del campionato l'impatto psicologico che avrà questa sconfitta sui nerazzurri e se riusciranno a superarla tranquillamente. Mancano pochi secondi alla fine, c'è anche un calcio di punizione per la Juve, quindi credo che il risultato sia confermato e questa vittoria, ripeto, farà balzare la Juve al primo posto in classifica. Dicevo, è preoccupante per il campionato perché in questo momento la Juve finisce la partita e quindi la Juve sbanca San Siro e scavalca la squadra nerazzurra al primo posto in classifica. Allora, ritornando al discorso di prima, è preoccupante perché se la Juve incomincia anche a fare suo gli schemi di Sarri e a giocare in un certo modo con la qualità che è indiscutibile, sarà veramente difficile per tutti. Anche quest'anno. Dicevo che avevo qualche speranza io prima che iniziasse il campionato in una fase iniziale di transizione, no? Perché gli schemi di Sarri sono completamente diversi da quelli di Allegri, quindi speravo in una difficoltà iniziale della Juve, che c'è anche stata, che però è riuscita ad uscirne indenne nella prima fase, un po' con le giocate dei singoli, un po' per qualche situazione fortunosa. Però oggi la Juventus, secondo me, tutto sommato ha giocato meglio dell'Inter, anche se poi, se valutiamo i 90 minuti, probabilmente ci poteva stare tranquillamente anche il pareggio. Però, ripeto, nella seconda azione che ha portato al gol di Higuaín del 2-1, c'è tutto il gioco di Sarri, con cambiamenti di gioco repentini, tutti i triangoli che si formano in mezzo al campo, scambi di prima. Far girare la palla velocemente fino all'imbucata vincente di Pjanic per Gonzalo Higuaín, che sigla il gol della vittoria. Quindi questa è proprio la sintesi del calcio di Sarri. E se i giocatori della Juventus, che hanno già molta qualità, riescono ad assimilare questi schemi, penso che sarà veramente dura per tutti anche quest'anno e potrebbe essere un'altra cavalcata trionfale da parte della Juve. Fino a qualche domenica fa, ripeto, non vedevo la mano di Sarri nella Juve. Oggi, sinceramente, in alcuni frangenti, non in tutti i 90 minuti, si è vista benissimo la mano dell'allenatore e quindi questo potrà sicuramente portare ancora una Juve più forte e quindi sarà difficile per altre squadre inserirsi per la lotta al primo posto. Vedremo se poi col tempo
la Juve continuerà ad assimilare quelli che sono i dettami tattici dell'allenatore. Oggi probabilmente è la prima volta che vedo la squadra bianconera giocare a più riprese, non, ripeto, non ancora per 90 minuti, ma per una buona parte della gara con quelli che sono gli schemi di Sarri. Mi permetto di dirlo perché Sarri abbiamo avuto 3 anni a Napoli, quindi sappiamo bene come giocava il Napoli di Sarri, e oggi alcuni frangenti con la squadra molto alta, molto aggressiva, pressing asfissiante a tutto campo, si è cominciato a vedere la mano di Sarri. Però credo che l'Inter non abbia demeritato. Ha ribattuto colpo su colpo anche la squadra di Conte, molto aggressiva nel cercare di recuperare palla, però la qualità della Juventus attualmente è purtroppo ancora superiore sia all'Inter che a tutte le altre squadre di Serie A. Quindi poi alla fine la tecnica dei singoli prevale, e nella seconda rete della Juve si è vista. La Juve ha girato palla velocemente fino a far andare fuori giro la difesa dell'Inter, ha messo davanti alla porta Higuain, e c'è stato poi poco da fare. L'Inter ha anche avuto poi qualche occasione per poter pervenire al pareggio. C'è stata una gran parata di Szczęsny in uscita su Vecino, su un'imbucata di D'Ambrosio proprio che l'ha messa davanti al portiere, quindi gran parata di Szczęsny. L'Inter ci ha provato fino all'ultimo, quindi secondo me questo non toglie niente alla squadra nerazzurra, anzi secondo me è una conferma, però purtroppo l'avete sconfitta, e quindi dobbiamo vedere poi per le prossime domeniche, adesso ci sarà la sosta, se questa sconfitta potrà portare la squadra nerazzurra a un assestamento psicologico oppure potrà tranquillamente superarla e quindi fare il suo campionato. Già non ero molto ottimista prima del campionato per quanto riguarda, insomma, la Juve che potesse perdere dei colpi. Avevo qualche speranza per la fase iniziale, che ormai è quasi superata, perché siamo alla settima di campionato, quindi a metà ottobre, e quindi vedo che la Juve sta iniziando ad assimilare gli schemi e quello che l'allenatore gli dice, e se seguono alla lettera Sarri, questa è una squadra che oltre ad avere una grandissima qualità tecnica avrà anche un ottimo gioco, e questo ovviamente porterà altri benefici alla squadra bianconera. La vedo dura per il prosieguo del campionato. Ripeto, la Juventus inizialmente ha avuto qualche difficoltà anche difensiva, adesso si sta assestando nel miglior modo possibile, e incomincia anche a sciolinare delle azioni pregevoli e dei momenti di bel calcio, e questo ovviamente a vantaggio loro, ma purtroppo a svantaggio del campionato, che se continuerà così vedremo di nuovo a gennaio-febbraio un campionato pressoché finito. Speriamo di sbagliarmi questa volta, che invece la Juve potrà continuare ad avere qualche difficoltà durante il percorso. Ok, comunque gran bella partita, giocata secondo me a dei buonissimi ritmi da parte di tutte e due squadre. La partita è scivolata via abbastanza piacevolmente, con cambiamenti di fronte da una parte e dall'altra, con delle buone occasioni da rete, però tutto sommato poteva starci anche il pareggio, ma ai punti secondo me si è fatta preferire la Juve per la qualità di gioco che ha espresso, secondo me, soprattutto nel secondo tempo, a inizio secondo tempo, e poi con il guizzo di Higuain, che ha risolto e ha portato i 3 punti alla Juve e il primato in classifica. Ok, un saluto a tutti da Frank, e ci vediamo per i prossimi video. Ciao a tutti!